Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi e in questo video vi porto due wall breach, ragazzi, due wall breach, uno che vi permette anche di entrare in posti in pratica dove non si può accedere normalmente nello strip club. Allora, questo è il primo nello strip club. Innanzitutto dovete avere una macchina alta e metterla qui dove l'ho messa io e saltare in questo punto. Una volta che siete in questo punto siete già dentro al wall breach, come state vedendo, e da qui vi possono sparare. Se quindi se c'è qualcuno in questo punto vi può sparare tranquillamente senza nessun problema, insomma. E quello che vi voglio far vedere io invece, a parte il wall breach che è piccolissimo, una volta arrivati qui in corrispondenza di questa porta basterà saltare nel vuoto come sono saltato io. Non saltate più giù perché sennò cadrete veramente nel vuoto e vi troverete buggati dentro il wall breach, che altro non è lo strip club, ragazzi. Io qui c'è sta patacca di sangue, ma sono morto prima perché ho sparato per cercare di capire dove dovevo andare e invece mi hanno ucciso. Comunque dicevo, una volta che siete qui dentro dovete cercare, come sto facendo io, saltando, di far comparire la mappa. Una volta che comunque siete saltati, adesso ve ne accorgerete in pratica che il mio personaggio salterà e si ritroverà. Già vedete che comunque la luce si vede dello strip club, come vi ho fatto vedere, però non è ancora possibile. Noi in pratica siamo in una stanza dello strip club, in un ambiente dello strip club che normalmente non ci potremmo entrare, però ecco, come state vedendo è salita il personaggio. Adesso dovete mettere la visuale in prima persona. Io continuo a saltare per provare a vedere se mi carica la mappa, ma non me la carica. Questo bug funziona anche in PlayStation 3. Come vedete io ho messo la visuale in prima persona e automaticamente mi compare tutto. Se la tolgo sparisce tutto, come nel wall breach che presentai qualche giorno fa. E questo è identico in pratica. E in questa maniera potrete entrare dietro il bancone del bar, dietro la sala del DJ, dove sta il DJ in pratica, e in un'altra stanza piccolina, insomma. Come state vedendo io sono dietro il bancone del bar e nulla, insomma. Andiamo a vedere il resto del glitch. Da qui vabbè, ve possono sparare, potete sparare, ma tanto comunque vi ucciderebbero comunque. E quindi io raccomando sempre di non usare questi wall breach per scopi stronzi, insomma, per ammazzare gli altri player, perché comunque è poco corretto. Cioè, io non dico wall breach per killare le persone, no, assolutamente. Questi wall breach che io vi faccio vedere sono solamente a scopo informativo, in maniera che voi sappiate che da quelle parti c'è un wall breach e magari evitate pure di passarci. Anche perché quante volte è capitato che ci scrivono in sessione qualche inglese di merda, vieni e cazzate varie, insomma. Tante volte uno ci casca e va lì e ecco fatto che siamo morti, perché comunque stanno inguattati dentro a qualche parte che non sappiamo. Questa è la stanzetta che vi dicevo e da qui potete fare tutto. Allora, il secondo wall breach è questo qui, è di fronte all'eliporto, che ieri sera, ragazzi, ho trovato tre stronzi, tra cui due stronzi e una stronza, che saranno nascosti dentro al suo wall breach, brutti figli di puttana, e che mi hanno ammazzato ripetutamente. Giustamente io, non conoscendo il wall breach, sono passato da queste parti e mi hanno ucciso. Poi, cercando dove stavano, non sono riuscito a capire subito dove stavano sti figli di puttana, e giustamente mi hanno ammazzato.
Allora, non dovete entrare nella prima maniera che vi ho fatto vedere in questo wall glitch perché cadrete. Quindi che cosa dovete fare? Andrete ad avvicinarvi pian piano alla fine dell'ombrellone e una volta andati alla fine dell'ombrellone basterà salire, puntare con un'arma, insomma, no? Con una pistola, puntare a terra, camminare verso il bordo e andrete a cadere dentro al wall bridge. Da qui vi possono sparare, come ho già detto mi hanno fatto tipo 4-5 kill da sto wall bridge prima di capire che stavano qui dentro, brutti figli di puttana, un'altra volta. E quindi niente, fate attenzione quando siete da queste parti, insomma, bene o male la zona la conoscete tutti, è di fronte all'eliporto, mi pare di aver messo pure in mappa dove sta la location, insomma il posto, quindi fate molta attenzione. Vi sto facendo vedere che comunque vi possono sparare con qualunque tipo di arma, si può sparare pure per aria, quindi state in campana veramente. Per uscire dal wall bridge basta salire qui e siete fuori dal wall bridge. Niente ragazzi, io con questo ho concluso, per questo video è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video, ciao a tutti.